Palermo e Spezia si affrontano nella 26esima giornata di campionato allo stadio Renzo Barbera. Iachini sceglie una formazione a trazione anteriore, Di Gennaro rileva lo squalificato Maresca, mentre Stevanovic occupa la corsia di destra lasciata libera dall'infortunato Morganella. Barreto parte dall'inizio, in avanti il tandem Lafferty-Hernandez. Davis mangia, ex la partita risponde con un 4-3-3 con Bellomo e San Marco a centrocampo. Schiattarella fa da elastico per i due attaccanti Ferrari e Giannetti. Arbitra l'incontro a Leandro Di Paolo della sezione di Avezzano, che fischia in questo istante l'avvio della partita. Alen Stevanovic prova subito a fare la differenza con la sua qualità, salta due avversari, si intestardisce però nell'andare a concludere quando avrebbe potuto servire Barreto e D'Aprela liberi sulla sinistra. Il pallone termina sul fondo. Al 16esimo il Palermo passa in vantaggio, bella combinazione tra Di Gennaro e D'Aprela, lo svizzero va al cross, Abel Hernandez con un perfetto colpo di testa porta il Palermo sull'1-0. Sembra l'avvio migliore possibile di partita per un Palermo che vuole tenere lontane le inseguitrici. Rivediamo ancora il cross di D'Aprela, lo stacco vincente del numero 11 rosanero di Abel Hernandez, che porta, come detto, dopo praticamente un quarto d'ora di gioco il Palermo in vantaggio. Dopo questo intervento aereo si fa male Schiattarella, al suo posto deve entrare Catellani, dunque mangia, inserisce una terza punta di ruolo. Eccolo qui l'ingresso in campo del numero 24 dello Spezia. Il Palermo poi non riesce ad approfittare di una palla persa dalla difesa ligure, il tiro di Lafferty risulta troppo schiacciato e il pallone finisce a lato. Palermo che continua ad attaccare, nel primo tempo sono davvero tante le occasioni collezionate dai rosanero, è proprio Lafferty a mettere al centro un pallone sul quale né Barreto né D'Aprela riescono ad arrivare concludendo verso la rete. Il Palermo subisce un contropiede al 40esimo che mette i brividi al Barbera, Seymour libera Ferrari al tiro, disturbato da Andelkovic, il tiro però del numero 20 dello Spezia finisce sul fondo. Ultime occasioni del primo tempo, un colpo di testa di Munoz che viene bloccato da Leali, lo Spezia risponde con una deviazione aerea di Ferrari che non c'entra però lo specchio della porta, difesa da Stefano Sorrentino. E l'ultima occasione del primo tempo di Paolo Di Avezzano fischia l'avvio della ripresa, un secondo tempo nel quale Iachini vorrebbe chiudere l'incontro, però lo Spezia ad iniziare meglio la seconda frazione. Dopo un'azione insistita sulla destra, Sorrentino è costretto a respingere di pugno, Migliore arriva in corsa, il suo sinistro viene bloccato a terra dal numero 1 rosanero senza particolari difficoltà. Il Palermo prova a rispondere con uno schema su punizione, al tiro va però poi Kyle Lafferty, attento Leali intercetta la sfera sul lancio dalle retrovie, lo Spezia prova a rendersi pericoloso, il pallone perviene al numero 13 Ciurria che lascia partire un destro però ampiamente alto sopra la traversa difesa da Stefano Sorrentino. Entra in campo nello Spezia Scozzarella, purtroppo per la formazione di Iachini avrà modo di rendersi protagonista nel finale. Dopo questa azione intanto di Alen Stevanovic sulla destra, il numero 14 rosanero è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto entra Roberto Vitiello. Purtroppo per il Palermo il finale è tutto di marca spezzina, Lisuzzo va vicino alla rete con un colpo di testa che non c'entra lo specchio della porta davvero di poco, il pari della formazione di Mangia arriva a 5 minuti dal termine con una punizione di Scozzarella che non lascia scampo a Sorrentino e un gol che fa male al Palermo che pareggia dunque in casa 1-1 con lo Spezia. I rosanero salgono a quota 47 punti, più 2 sull'Empoli secondo, più 5 sul Cesena terzo.